Sono a Montevarchi, questa è Piazza Mazzini, una delle piazze più importanti, ma di fronte a me c'è la strada più importante di Montevarchi, è via Ammiraglio Burzagli. Ma chi era l'ammiraglio Burzagli? Un personaggio per il quale hanno dedicato una strada così importante. Andiamo a scoprirlo insieme. Siamo a Moncioni, nelle colline di Montevarchi, e con me Claudio Gialli, e questa è la casa Burzagli, questa alle mie spalle. Andiamo a conoscere questa famiglia. Entro in casa Burzagli e qui trovo i figli, esattamente Giancarlo, Leonardo. Questa era la casa dove ha abitato vostro padre? Sì, questa è la casa di famiglia dove mio padre è anche deceduto nel 1944 e è la casa dove noi abbiamo passato la nostra infanzia e tuttora fa parte della famiglia. Ecco, è una casa che si vede subito piena di ricordi e adesso ci spostiamo nel salotto di casa dove inizieremo a conoscere questo grande personaggio. Sono adesso con Emiliano Burzagli, il nipote dell'ammiraglio e profondo conoscitore della vita del nonno, tant'è che ha collezionato molte cose e anche un sito internet dedicato appunto al nonno. Sì, Ernesto Burzagli era mio nonno e purtroppo io non l'ho mai conosciuto, visto che quando lui è morto addirittura i suoi figli erano molto giovani, mio babbo aveva addirittura neanche un anno, per cui ci siamo basati nella ricostruzione della vita di questo personaggio sia sulle normali fonti storiche ma anche sul consistente materiale che lui ci ha lasciato e al quale stiamo cercando tuttora di dare una forma organica e via via che viene catalogato e digitalizzato lo stiamo pubblicando su Wikipedia, che è l'enciclopedia libera gestita dagli utenti, e chiunque può consultare questo materiale lo può utilizzare pieno rispetto della filosofia di Wikipedia. Qui abbiamo già pubblicato tutte le onorificenze di Ernesto Burzagli. E lui durante la sua vita ne colleziona veramente tante, si va dalla Legion d'Onore francese alla Navy Cross degli Stati Uniti, un sacco di decorazioni italiane, sono anche disponibili gli attestati, qui c'è la medaglia mauriziana, sono veramente un numero impressionante, sul sito fa paura, ce n'è una pagina intera, raccolte in una vita dedicata completamente al mare. Si può vedere anche dalle numerose foto che sono contenute anche sul sito e che sono qui disponibili l'impegno che lui ha messo in una vita appunto dedicata completamente al mare. Ha fatto per due volte il giro del mondo, si è imbarcato su più di 15 navi della Regia Marina, ha toccato tutti i principali paesi. Il giro del mondo è la prima volta in che anno fu fatto? Lui compie il giro del mondo la prima volta con la Regia Nave Elba nel 1905 e per la seconda volta sotto il suo comando con la Regia Nave Libia, che ha appunto il compito di promuovere il ruolo dell'Italia come neonascente potenza navale, e compie dal 21 al 23 il giro del mondo con un equipaggio molto molto autorevole e c'è traccia di i contatti di questa nave con gli italiani all'estero, con i consoli, i capi di Stato in quasi tutti i paesi al mondo, quindi Stati Uniti, Australia, Giappone. Ernesto Burzagli nasce a Modena nel 1873, anche se la famiglia è di origini montevarchine, a Modena perché il padre insegna fisica alla scuola militare di Modena e lui entra in accademia a 14 anni come costume all'epoca, esce dall'accademia nel 1892.
e da lì dedica la sua vita completamente al mare, passa su una nave 20 dei 30 anni successivi, per cui un periodo di tempo enorme. Il primo incarico importante che riveste è quello di addetto navale a Tokyo. Nel 1905 è a Tokyo, in veste appunto di attaché navale, e visita i luoghi del conflitto russo-giapponese. Si mette in vista con l'imperatore, che lo riceve personalmente e gli concede due importanti onorificenze, che sono l'ordine del Sollevante e l'ordine del Sacro Tesoro. E qui in Giappone produce un documentario fotografico, secondo me splendido, un documento storico unico sulla guerra russo-giapponese. Lui è a Pearl Harbor, che è una delle battaglie fondamentali di questa guerra, il giorno successivo alla caduta della città. A proposito del periodo che mio padre ha trascorso, come ha detto, navale in Giappone, vorrei specificare che tra le personalità che lui ha conosciuto in Giappone, con le quali ha stretto anche rapporti di stima e amicizia, c'era un tale ammiraglio Yamamoto, che tutti sapranno è stato l'ammiraglio giapponese che ha comandato l'attacco a Pearl Harbor famoso. Devo specificare anche che ha conosciuto anche delle belle geishe, che allora non erano da poco. Mio padre ha conosciuto, sia in Giappone poi anche successivamente anche in Italia, un certo numero di belle donne. Lui si è sposato alla non più tenera età di 68 anni e quindi ha conosciuto veramente delle belle donne. Ci abbiamo ancora dei simpatici documenti che testimoniano l'affetto di cui è stato circondato. Ci sono diverse lettere di una ragazza di Lima che lui ha conosciuto durante il giro del mondo sulla regia nave Libia, e che l'ha letteralmente braccato negli anni successivi. Ci sono lettere, cartoline, addirittura gli manda ritratti, l'ha seguito a Roma, perché lei gli scrive un po' seccata del fatto che non si è fatto più trovare. Ecco, siamo qui sotto lo stemma di famiglia che è raffigurato sopra di me. Ernesto Burzagli partecipa come capo delegazione della Marina alla conferenza navale di Londra nel 1930, un importante evento nella storia tra le due guerre sul disarmo, e nel 1933 è nominato senatore. E tra i meriti di mio padre è stato quello scientifico di avere studiato un po' tutti quegli aspetti della navigazione, che fra l'altro erano carenti in quel periodo, e insieme ad un comandante Grillo ha prodotto questo manuale dell'ufficiale di rotta, che era considerata ai tempi la Bibbia della navigazione, tradotto peraltro in tante lingue, quindi vediamo un'edizione portoghese, e un manuale che è ancora ritenuto così sempre valido, anche se in questo ovviamente mondo della informatica, dei GPS, di tutti questi mezzi, però chiaramente ancora è un metodo, è l'unico metodo che rimane per valutare il navigatore, così il vero navigatore del mare. Per me è stato molto emozionante ripercorrere il viaggio fatto da mio nonno a bordo della regia nave Libia intorno al mondo attraverso gli articoli di giornale dei quotidiani dell'epoca, che senza eccezione nominavano il passaggio della nave in praticamente tutti i porti del mondo. Ci sono anche degli attestati di riconoscimento anche di semplici cittadini, ce n'è uno che è bellissimo, di un italo-americano di Galveston in Texas, che in un italiano veramente soppicante lo ringrazia di essere passato da Galveston, dicendogli: la pulitezza del suo vascello mi ricopre di onoranza. È proprio un bellissimo e divertente. E da lì va in Australia, dove anche lì si mette in evidenza, ritorna in Cina e rientra poi in Italia nel 1923, dove viene promosso per aver svolto bene il suo compito a bordo della nave a contrammiraglio.
Nel 1930 partecipa alla Conferenza Navale di Londra, che è un evento fondamentale della storia militare tra le due guerre. Lui è inserito come rappresentante della Marina nella delegazione e nel 1933 è nominato dal re senatore. Scriverò col medesimo fervore degli anni lontani la pagina sul grande ammiraglio disconosciuto e consentitemi in mia fede e in mio amore di abbracciarvi. Gabriele D'Annunzio. Ecco, qui vediamo il mio nonno con il re. Infatti dal 1927 il mio nonno è capo di Stato Maggiore della Marina e in questo periodo in cui sale gli ultimi gradini della gerarchia militare, diventa ammiraglio, in questo periodo conosce tutti i personaggi più importanti dell'epoca, appunto il re, Mussolini. E nell'ultima fase della sua carriera entra in scontro con il regime che usava i militari e la volontà di intraprendere una guerra per scopi politici. E questo è anche uno dei motivi che gli fa lasciare il servizio attivo e nel 1936 si ritira qui in questa casa a vita privata. E questi screzi gli valgono anche sul finire della guerra nel 1944 un arresto con l'accusa di collaborazionismo, un'accusa a quanto pare completamente campata in aria. Fatto sta che viene anche rilasciato dopo un giorno nella caserma di Arezzo. Allora, io sono il primogenito, appunto, e ho seguito un po' le orme di mio padre perché nel 60 sono entrato nell'Accademia Navale. Non l'ho conosciuto perché quando lui è deceduto io non avevo neanche 2 anni, però ecco, questo personaggio l'ho conosciuto attraverso i ricordi che mi sono balzati addosso in pratica entrando in accademia, perché allora, anche se erano passati una ventina d'anni da quando lui aveva lasciato il servizio attivo, i capi della Marina di allora, parlo del 60, sono stati tutti suoi allievi. Quello che posso dire è che, a parte i suoi, cioè il personaggio, ecco, che è emerso, a parte i meriti tecnici come marinaio e come comandante, ecco, è emerso un uomo molto umano, cioè un personaggio veramente straordinario. E quindi mi piace ricordare in particolare questo aspetto di grande affetto, di grande amicizia, di grande comunicativa che lui ha lasciato anche in Marina. Per me è un peccato non aver conosciuto il mio nonno e aver perso così la dimensione del racconto. Chissà quante storie avrebbe avuto da raccontare. Lui ha vissuto una vita così dinamica e così intensa, una vita che anche per i nostri canoni era fuori dal normale, figuriamoci per la sua epoca, molto meno globalizzata e così meno dinamica. Quando lui si è ritirato dalla Marina parlava 5 lingue, aveva conosciuto tutte le personalità più importanti dell'epoca e sarebbe stato veramente interessante ascoltare le sue storie. Voglio cogliere l'occasione di questa trasmissione per ringraziare ancora una volta il Comune di Montevarchi insieme alla mia famiglia per aver voluto intitolare una delle strade più importanti di Montevarchi a nostro padre. Concludiamo questa bella storia su Ernesto Burzagli visitando la piccola cappella di famiglia che contiene importanti informazioni sugli antenati settecenteschi. Di pregevole fattura è il soffitto a finta cupola che ricorda in modo impressionante quello fatto da Pozzo nell'abbadia di Santa Flora e Lucilla. In un angolo è raffigurata una vecchia ancora che testimonia la vocazione marinara della famiglia Burzagli ed in particolare di quel personaggio eccezionale che è stato l'ammiraglio Ernesto.
un nuovo nome da inserire con pieno diritto fra i grandi della terra di Arezzo.